Ciao a tutti, io sono Martina, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo avanti con The Sims 4 e oggi siamo con la famiglia di Stormy Cameron e Vanessa. Dopo gli ultimi episodi, insomma, abbiamo giocato un po' con la nostra famiglia principale di Jessica e Luca, abbiamo incontrato i nuovi vicini attraverso, mediante un pranzo domenicale, insomma li abbiamo conosciuti e insomma anche loro hanno conosciuto la famiglia principale. Quindi insomma si sono instaurati dei rapporti iniziali, logicamente, infatti come vedete qua Luca, Jessica, vedete sono vicino di casa, Riccardo. E lei non ha conosciuto Erika, però insomma mi aspettavo che facessero la conoscenza dei genitori perché comunque sono genitori anche loro, quindi potrebbero anche scambiarsi qualche parola, non so, la domenica mattina si possono incontrare al di fuori nella panchina, insomma, ecco, quindi ci tenevo che incontrassero i nuovi vicini di casa. Oggi appunto abbiamo Vanessa che sta imparando l'abilità di pensiero attraverso il suo pad per bimbi, mentre Stormy e Cameron sono al computer. Stormy mi sta emettendo verdetti perché appunto è l'incarico che deve fare per domani, visto che adesso è martedì pomeriggio. E domani andrà al lavoro, la farò lavorare a casa così vediamo delle mansioni nuove. Mentre Cameron, ragazzi, gli ho preso un nuovo incarico perché l'ultima volta che ci siamo visti con lui, con questa famiglia, l'aveva terminato. Nel frattempo, io l'ho fatto prendere uno nuovo e quindi vi ho detto che più o meno volevo vederli un po' tutti, no? Questi incarichi da esperto informatico come programmatore freelance. Quindi l'ingaggio che gli ho fatto prendere è la sicurezza degli elenchi postali Lamacorno. Vediamo cosa dice. La Elenchi Postali Lamacorno sta cercando una figura talentuosa da consultare per i propri sistemi di sicurezza. Non sappiamo di preciso perché, ma siamo bersagliati dagli attacchi. Eroghiamo solo un servizio di distribuzione di messaggi ad alcune mailing list, ma è come se ogni programmatore dilettante volesse tentare la sorte con noi. In definitiva, dobbiamo risolvere il problema e ottimizzare la nostra sicurezza. Che amarezza. Quindi, gli incarichi sono: studia i sistemi di sicurezza, che è quello che sta facendo adesso, poi hackera il servizio di hosting e scrivi un rapporto. Quindi, ok, usa un computer e approfittando della vulnerabilità di sicurezza identificata da Cameron, usa un computer, ok. Perfetto, quindi intanto lui lo lasciamo qua a studiare i sistemi di sicurezza e appunto lasciamo qua i nostri sim a lavorare sulle proprie abilità. Come vi dissi anche nello scorso episodio, quando emetti un verdetto, l'imputato è accusato di aver programmato un servo per indurre il querelante a consegnare i propri simoleon in merito all'accusa di robodelinquenza. Qual è il verdetto? Aiuto. L'imputato è accusato di aver programmato un servo per indurre il querelante a consegnare i propri simoleon. Eh beh, direi che è colpevole, no? Boh, proviamo colpevole, raga, lo sto vedendo con voi, quindi vediamo cosa succede. Comunque dicevo, nello scorso episodio, quando Vanessa comunque ha fatto la conoscenza di Erika e Riccardo, soprattutto con Erika, vi dissi insomma le abilità che vorrei portare a termine, insomma, con loro, tra Erika e Vanessa, perché comunque sono coetanee, sono nate più o meno nello stesso anno. E volevo farle passare l'età insieme. Un altro emette un verdetto. L'imputato è accusato di aver rubato una torta lasciata raffreddare sul davanzale di una finestra. In merito all'accusa di appropriazione indebita, qual è il verdetto? Dai, ma è colpevole anche questo! L'imputato è accusato di aver rubato una torta lasciata raffreddare. Dai, è non colpevole, su. Ok. E quindi insomma lei sta sviluppando l'abilità di pensiero, vorrei portarla anche con lei, non so, magari al 4 e non necessariamente al livello massimo, però vorrei portarla più o meno al quarto. Un altro, l'imputato è accusato di aver rimosso le scalette da alcune piscine.
In merito all'accusa di vandalismo e appropriazione indebita, qual è il verdetto? Colpevole. Non so alla fine di tutto ciò cosa porta questa cosa, sinceramente. Intanto mi sta aumentando la logica e devo dire che ne ha tanti di verdetti, ragazzi, da emettere. Mi sa che Cameron ha quasi terminato il suo compito, esatto. Che succede? Istruzioni oscure. Per aver studiato le istruzioni, il documento di progettazione del cliente non è stato di grande aiuto. Il solo numero di casi limite che Cameron deve considerare è da incubo. Vabbè, non gli resta altra scelta che fare del suo meglio. Ok, quindi il primo direi che l'abbiamo fatto, studiare sistemi di sicurezza. Ora vediamo di hackerare il servizio di hosting. Quindi carriera, no, ho sbagliato, freelance. Vediamo, hacker al servizio di hosting, perché non so neanche quanto ci mette a dire la verità. Però vediamo, lui è energico per l'internet veloce, benissimo. Ok, mentre dicevo che con lei volevo comunque raggiungere il livello, insomma, 3 o 4 di pensiero e il massimo di movimento, perché sarà abbastanza importante questo per lei, insomma, un domani. E anche il vasino, logicamente, ecco, quindi vediamo di fare queste cose e vediamo quando il primo genitore che finisce verrà qui almeno da lei, e anche perché poi ci sarà da cenare, da mandare a letto e poi domani vediamo di lavorare. Ma questo suonino viene da qua? Sì, forse sì. Perché poi, ragazzi, la settimana prossima, appunto, è Natale, vigilia e Natale. E quindi vorrei cercare di passarli un po' tutti insieme. Quindi vorrei avere magari già loro, Vanessa e Erika, passati d'età, perché così mi rende un po' la vita più semplice per quello che vorrei fare. Quindi vorrei anche farle passare d'età più presto possibile, insomma, negli episodi prossimi, secondo me, vedremo il compleanno di entrambe, ecco. Ok, vedo che Stormy ha quasi finito, quindi vieni pure in bagno e vediamo di preparare la cena, perché non so se c'è qualcosa, quindi noi la prepariamo lo stesso, quindi serviamo la cena, facciamo delle belle polpette all'italiana o facciamo un altro bel minestrone, vista la stagione. Ma direi delle polpette all'italiana vanno benissimo. Ok, lui è qua che sta terminando, lei ha quasi finito. Vediamo che stanchezza per il lavoro. Ah, perché è tornata dal lavoro, sì, era un po' stanca, voleva forse prendersi qualche giorno. Ok, crescita rapida, perfetto, ha raggiunto il livello 3 di pensiero. E anche qui l'udienza è tolta, Stormy è un pezzo grosso. E le sue decisioni hanno conseguenze di vasta portata sulla società. Un gioco da ragazzi, benissimo. Vediamo qua, invece qua è la neve. E neve sì, esatto, meno male che sono al riparo tutti. Ok, lei ha raggiunto il livello 3, perfetto. Facciamo così. Lui non so se lo stop riesce a poi a proseguire. Quindi lei la lasciamo un attimo qui, che aspetterà la cena. Esatto, perché comunque inizia ad essere stanchina, ma quello lo puoi anche tenertelo qua, dai, e intanto fai un bel corre in giro, dai, che così aumentiamo anche l'abilità. Benissimo, basta che non mi vai fuori. Ecco, detto fatto proprio. Perché mi deve andare fuori che c'è la neve proprio? Vediamo. Ha terminato. Cameron ha creato l'obiettivo ed è riuscito ad acquisire. Oh no, zero? Dei relativi account, zero simoleon, accidenti. Ok, il rapporto magari lo terminiamo domani, che così facciamo tutto. Intanto che Stormy prepara da mangiare, insegniamo ancora una volta il vasino a Vanessa, così vediamo di aumentare appunto la sua abilità, che è quasi a metà, ecco, è quasi a metà, mentre lei, oddio, non ha fame, quindi non dovrebbe mangiarmi subito, speriamo. E così poi possiamo cenare tutti insieme. Oh, c'è stato un incidente col vasino. Vabbè, dai, non ti preoccupare. Vieni, metti qua Vanessa, grazie, metti Vanessa qui. Che succede? Cattivo esempio con il vasino. No, 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 non è, no, non lì, nella, oh, uff. Per aver dato lezioni, va bene, va bene. Ok, dai, prenditi da mangiare.
Benissimo, e anche Cameron adesso mangiano tutti, quindi prenditi una porzione e tu mangia. Dai, da bravi. Olè! Proprio con una bella famigliola. Benissimo, un po' triste, ragazzi. Poverina, no, che succede? Lo so che sei stanca. Adesso ti mandiamo a dormire. Mandiamo tutti a dormire. Loro, a dire la verità, ragazzi, stanno anche bene. Stanno anche bene, quindi ok, ci può stare. Magari li lasciamo vedere un film qui prima di andare a dormire. Dopo aver messo a letto Vanessa. Ok, tu hai fatto, quindi nel frattempo grazie, sparecchiami. Tu vedi di non fare casini, Vanessa, grazie, perché sei solita farlo, quindi desidererei che non lo facessi. Ok. E lui intanto, ragazzi, mette Vanessa. Anzi, va prima in bagno, perché vedo che è abbastanza. Non riesce più a trattenere la vescica, ok, e poi Vanessa metterà a dormire, e Stormy metterà a dormire Vanessa, ok. Fai legge a Vanessa per farla addormentare. Benissimo, e direi di spegni questa stanza e lasciamo accesa solo questa. Così fa anche un po' di atmosfera, ragazzi, perché sennò qui. Almeno c'è il camino, insomma, fa una bella atmosfera. Dai, vieni anche te, Stormy. Vediamo se riescono a sussurrarsi delle smancerie, ok? Romantico, non so. Forse no, sussurra smancerie, proviamo. Perché si stanno scoccolando, ma. Ok, dai, però si stanno coccolando, quindi va bene così, dai, va bene così. Bene, bene, vedo che sta piacendo questo film e anche la socialità almeno va su. Bene, bene, benissimo. Ok, allora, dopodiché, ragazzi, finito il film, li mandiamo a dormire. Ok, lui l'ha terminato e a sto punto anche lei. Direi che rimettiamo le luci automatiche. Perfetto. E direi che possono andare a dormire. Ok, stanno benone, però. Lasciamoli andare a dormire durante questa bufera, di neve che è in atto. Domani com'è messo il tempo? Una probabile neve, ok, solo neve, benissimo. Benissimo, allora li mandiamo a letto, ragazzi, e poi vediamo domani mattina il da farsi, insomma, le giornate lavorative, ecco. Eccoli qua i nostri due genitori che stanno facendo colazione intanto che Vanessa sta dormendo e qua appunto è arrivata la richiesta di lavoro da parte di Stormy, quindi lavoriamo da casa e vediamo le assegnazioni. Vediamo leggi dichiarazioni dalla corte e visita il corso di legge all'università. È ancora lo stesso problema dell'altra volta. Ok, proviamo a farlo dal telefono questa volta e selezioniamo visita il corso di legge. Hanno freddo, quindi tu Stormy magari vatti a riscaldare, quindi riscaldati. A lui invece ho messo il nuovo maglioncino che è uscito con Tiny Living, però vedo che ha freddo ugualmente. Come mai? E allora vatti a riscaldare anche te, dai, riscaldati. Non mi ricordo se ho messo il termostato, ma mi sa di sì, perché comunque lui è un tecnologico, quindi credo. Oddio, ci dovrebbe essere. E non mi ricordo se l'ho messo, e questo è il problema. Casomai lo aggiungo, perché credevo di averlo messo. Oddio, non sovrapponetevi però. Abiti, cambiati di abito, mettiamo gli abiti. Ah, non vi ho fatto vedere forse gli abiti. Che ho messo questo abito qua un po' più formale, perché effettivamente mi avevate scritto in un commento, adesso non mi ricordo chi era, scusatemi, di mettere degli abiti un po' più, essendo di classe lei, no? Ha frequentato un'università tradizionale, storica, ecco, ha degli abiti un po' più. Specifici, ecco, nel senso, non so se riesco a spiegarmi bene. Comunque, uno di questi è questo abito qua che mi piace davvero tanto ed è proprio della carriera di legge. Io l'ho messo come abito formale, se non sbaglio, esatto, e ne ho messo solo questo come abiti quotidiani, i soliti abiti sportivi, va bene. Da notte ne ho messo uno un po' più
primaverile, insomma estivo, e uno appena un po' più invernale. Da festa l'ho messo, perché c'è il copricapo? Non lo so. Comunque da festa è così, vedete, sempre un po' più tendente al serio, no? Costume da bagno questi due, da clima caldo, ecco, a questi due vestiti che sono tendenzialmente un po' più primaverili, no? Quindi un po' più anche classici, devo dire. E clima freddo, insomma, li abbiamo visti. Ok, quindi direi che ti rimetti il maglioncino e vai a svegliare Vanessa, quindi facciamo un bel sveglio, bella svegliare, e poi insegniamola ad utilizzare il vasino perché, se non sbaglio, forse arriva al livello 3, forse. E poi Cameron si metterà al lavoro e successivamente ci dedichiamo un po' ai lavori e anche alle abilità di Vanessa. Anzi, vorrei proprio soffermarmi sulle abilità di Vanessa. Quindi, ok, adesso quindi insegniamo il vasino. Mentre lui che ha terminato, vediamo se riesce a farmi una lavatrice nel frattempo. Sì, vediamo qua se ha fatto. Qua è umido, quindi lo asciughiamo. Qua direi che la cesta non è ancora piena. Quindi intanto vai, usa anche. Ok, perfetto. Quindi tu rimani da fare, ti rimane da fare il rapporto. Perché devi andare sopra? Non lo so. Comunque, hai da fare solamente scrivere un rapporto, quindi scriviamo e terminiamo il lingaggio. Dopodiché magari possiamo già utilizzarne, cioè prenderne un altro lingaggio in modo tale da andare avanti. Ok, mentre con Stormy siamo qui un attimo. Ok, siamo qui con Vanessa. Perfetto. Voglio vedere anche le sue abilità perché vorrei cercare di terminare le ricerche di battito. Ciao, vorrei parlarti del tuo prossimo caso. Quando ti ritirerai per deliberare, se il verdetto fosse a nostro favore, saremmo disposti a offrirti una cospicua somma di denaro. Accidenti, un'altra volta che ci offrono una mazzetta. Ma direi che lei non è un avvocato, scusate, un giudice corrotto. Quindi direi di no, anche se nell'ambiente giudiziario, insomma, giuridico, chiamatelo come volete, ci sono insomma questi casi, però lei le hanno insegnato le buone maniere, quindi rifiuta la mazzetta per il momento, poi chissà, magari quando arriva magari un caso un po' più particolare, ma per il momento rifiuta la mazzetta. Ok, dicevo, le abilità che vorrei farle portare a termine sono ricerca, dibattito e la logica, possibilmente, perché sono appunto quelle due che si avvicinano più o meno alla sua carriera e insomma per quello che ha studiato, ecco. Ok, che succede qui? Accidenti, ha freddo e tra l'altro ha anche fame, quindi dopodiché le cambiamo d'abito. Quindi convinci, ah, è vero, lei ha questa cosa qua, cura del bebè, quindi cambiamo di abito, gli mettiamo gli abiti invernali e, ah, scrivendo il rapporto, giustamente mi ha acquisito l'abilità di scrittura. E siamo qui, sorvegliamola perché ragazzi fa dei casini ogni volta, quindi controlliamo il bebè e a questo punto vediamo di capire attraverso il telefono, vediamo di fare... Ah, visita il corso di legge all'università. Però strano, ragazzi, che non me l'abbia dato neanche la volta scorsa quando siamo andati. Ma dove sei andata? Quando siamo andati all'università. È strano che non me l'abbia dato, ecco, quindi boh, strano. Ok, ha terminato, quindi adesso lei sarebbe anche pronta a fare le sue abilità, ad imparare le sue abilità. Quindi diciamo di fai uscire. Ripulisci e intanto che la mamma visita il corso di legge, perché appunto leggi le dichiarazioni, lo facciamo più tardi. Il papà insegna le abilità a Vanessa. Ok, vediamo ragazzi nel frattempo perché lui in teoria avrebbe finito di scrivere il rapporto, se non sbaglio, e quindi sarebbe, eccolo qua, infatti ha terminato anche il suo ingaggio.
Quindi vediamo, il contatto della Lamacorno è entusiasta della consegna anticipata del rapporto. Cameron riceve un bel po' di più del previsto, ma non se ne lamenta affatto. Benissimo, ok. Allora, adesso diciamo appunto di... Ok, basta, insegna per favore, grazie. La mamma adesso visiterà il corso di legge all'università, mentre papà prenderà in braccio Vanessa, si metteranno qui in salotto al calduccio, si metteranno qui e insegnerà appunto il pensiero, insomma, i bisogni essenziali, ecco. Vediamo come sta andando. Ok, sta aumentando, dai, almeno sta imparando. Ecco qui, e quando ha finito, proviamo a insegnarle le forme o anche il movimento, ragazzi. Insegna a... No, continuiamo con le forme, stiamo sulla stessa scia del pensiero. Ok, sì. Impariamo il pensiero, quindi studia le forme, aiuto con le forme e chiediamo aiuto appunto al papà come al solito. Non ha bisogno di mangiare perché comunque ha mangiato di recente. Quindi sì, e anche il papà, esatto, quindi stanno tutti bene. Stormi, ragazzi, ha quasi terminato, quindi dopo la mettiamo comunque al computer a leggere dichiarazioni dalla corte e poi magari sotto sera prendiamo un nuovo incarico con Cameron. Dispensatrice di conoscenza per aver visitato il corso di legge. Quante volte ti capita di essere di ispirazione? Stormy ha appena condiviso la propria esperienza in ambito legale con un gruppo di potenziali studenti di legge e sembravano davvero motivati. Benissimo. A questo punto vieni qua nel tuo studio e dobbiamo leggere le dichiarazioni dalla corte. Quindi, carriera di legge. Vediamo, presenta una mozione, leggi dichiarazioni dalla corte. Ok, e noi stiamo sempre di là, quindi facciamo un pomeriggio con papà praticamente a studiare le forme e i numeri. Perfetto, mi sa che lei è quasi, sì, infatti non ne può più. Ok, facciamo che abbiamo finito qui e chiediamo aiuto con le forme a Cameron. Dai papà, mi aiuti con le forme slurp? Per qualunque cosa fosse nel mio stomaco non ce n'è abbastanza, addirittura. Comodamente vicino al fuoco, benissimo. Dai papà, aiutami con le forme, perfetto. Benissimo, benissimo. Pensavo si accucciasse insieme a lei, sinceramente, però lasciamola lì che almeno impara forse anche velocemente. Dovrebbe impararmi velocemente attraverso l'adulto. Sì, forse è così. Ci concentreremo su queste abilità, movimento e pensiero, in modo tale poi da farla passare di età insieme ad Erika, che appunto si sono anche conosciute loro e insomma è la sua vicina di casa. Sono conoscenti, però insomma potrebbe venirci fuori una bella amicizia, insomma, da buon vicinato, insomma. Con i vicini di casa di solito si cerca di andare d'accordo, ecco. Perfetto, perfetto. Bene, bene, dai che va su qua. Benissimo, siamo già a 55. Ottimo, benissimo così, bene così, dai. Continuiamo qua con la nostra abilità. I blocchi sono divertenti. Accatastare, demolire forme e legno, uno spasso. Ragazzi, potremmo prendere anche quel coso, quel tavolo, che non ho mai capito come funziona. Quel tavolo strano con le forme, che però non so dove mettere. Quindi, vediamo se il bebè può. Non può fare niente, accidenti. Proviamo così. Proviamo a prendere in spalla Vanessa, quindi prendi in braccio e proviamo a venire qua insieme. Quindi vai qui. Non ho mai capito questa cosa perché in teoria c'è scritto che i bebè lo possono utilizzare, ma non capisco perché i bebè non possono utilizzarlo. Ok, e siamo arrivati. Quindi costruisci. Vedete che non me lo fa usare? Accidenti. E vediamo, lui costruisce da solo. Costruisce da solo. Però vedete che non me lo fa proprio usare. Forse che adesso ci sono le formine? No?
Vediamo, amichevole, aiuto con i libri, schede didattiche. E se noi adesso facciamo... No. No. Gioca, fai, chiedi, racconta una storia. No. Ma accidenti, ma perché ragazzi? Perché non posso farlo? Eppure, c'è scritto che è utilizzabile per i bebè. Quindi non capisco davvero. Se qualcuno lo sa, per favore me lo faccia sapere giù nei commenti, perché non ho mai capito questa cosa. Perché io l'ho presa anche in braccio. Quindi proviamo a riprenderla in braccio. Proviamo. Ok. E proviamo a costruire con lei in braccio. No. Metti giù. Metti giù e piglia su. No, ragazzi, qua non funziona niente. Quindi fatemi sapere se ne sapete qualcosa su come funziona quel tavolo lì, perché non ho mai capito. Quindi niente, dai, allora continuiamo con le nostre cose. A questo punto facciamo un bel lotta, perché lei è scatenata, vi ricordo. È scatenata e quindi sicuramente aumenterà il suo movimento lottando con il padre. Infatti. Lotta che poi sarebbe sì il gioca per l'interazione da parte del genitore, ecco. Oh, si diverte, eh? Come si diverte, ragazzi. Bene, bene. Ok, mi sa che Stormy ha terminato. Esatto. Quindi, guarda, sai cosa puoi fare? Farti un bel bagno, visto che avevi questa necessità di staccarti un po' dal lavoro, fatti un bel bagno con la schiuma. Guarda, intanto che aspettiamo l'ora di cena, direi che va più che bene. Guarda, come si divertono. Vediamo di chiedere qualcosa. Ancora, ancora, guardatela. Facciamo amichevole. Vediamo, schede, dai, ancora, impara i numeri. Ancora, visto che ti è piaciuto prima, impariamo un po' i numeri intanto che aspettiamo la cena. Oh, perfetto, perfetto. E Stormy in teoria dovrebbe avermi completato esatto gli incarichi. Chissà se domani arriva una promozione. Non lo so. Vedremo, insomma. Ok, vediamo qui come sta andando. Ok, il pensiero sta aumentando, direi anche bene. Perfetto, dai, aspettiamo un attimo. Vediamo, lei si sta facendo il suo bel bagno e poi ha bisogno di mangiare. Quindi insomma faremo la cena tutti assieme, sì, anche lui effettivamente. Quindi andremo giù, mangeremo gli avanzini che sono rimasti nelle cene passate. Ok, riscaldamento centralizzato, benissimo. Bene, meno male, così almeno abbiamo la casa riscaldata e non solo al di sotto dove c'è il camino. Benissimo, allora, non appena magari mi migliora l'abilità, non so se me la migliora subito, forse no. Andremo giù a mangiare. Ok, tu hai bisogno di usare il vasino, quindi magari vieni qua. Non so se sei capace. Sì, usa il vasino, così magari miglioriamo anche il vasino, ragazzi, a livello 3. Vediamo questa abilità se va su. No, secondo me ci vorrà ancora un pochettino. Ancora un pochettino ci vorrà. Sì, ci vorrà ancora un pochino di tempo. Esatto, così come per il movimento è quasi maxato. Quindi perfetto. Intanto Cameron però ha raggiunto il livello 4 di genitorialità. E lei, guardatela col suo movimento che corre in giro. Perfetto, tu ripuliscimi, Stormy, grazie, e riponi anche questo. Direi che per lei domani, ragazzi, è a posto. Quindi magari, visto che non nevica, non piove, nel frattempo ti puoi fare una piccola sessione serale di scacchi, così aumentiamo anche un po' la logica. Qua chiedi a Cameron della sua giornata. Ah, vuoi chiacchierare un po'? Vabbè, vediamo perché poi c'è da mettere a letto Vanessa, quindi magari questa volta la mette a letto il papà e poi il papà vedrà di prendere un nuovo incarico e vediamo un po' cosa possiamo scegliere di nuovo, perché appunto vorrei prendere un incarico nuovo o comunque vederli più o meno tutti, ecco. Quindi, quando abbiamo terminato qui, che succede? Sì, si stanca e questo è il riscaldamento. Ok, c'è stato un
un incidente col vasino, ma nulla di che, ecco, non ti preoccupare, Vanessa, che pian piano tu migliori. Manovra magistrale. Ok, perfetto, si è addormentata Vanessa, quindi prossimamente cercheremo di sviluppare tutto movimento, pensiero e vasino, quindi nel prossimo episodio sicuramente svilupperemo queste abilità e poi saremo in grado di festeggiare il compleanno tutti assieme. Qua Stormy è quasi stanca, lui è andato in bagno, a questo punto puoi venire qui nella tua postazione e prendere un nuovo incarico e vediamo subito che incarico potremmo fare. E così vediamo se può mettersi già all'opera, magari facendo qualcosa di hacker, di solito di notte agiscono gli hacker e altrimenti lo mandiamo a letto, lo mandiamo a dormire. Allora, vediamo un po'. Vediamo. Allora, noi abbiamo già fatto specialista in crittografia e sicurezza degli elenchi postali. Allora, sempre con il livello 1, quindi un incarico abbastanza normale, c'è cercasi aiuto con i fogli di calcolo, quindi un programma di calcolo, e aiuta a crittare dei dati privati. Catene di Sant'Antonio con il livello 2, livello 3, contratto temporaneo per la creazione di mod e un sito per lancio di prodotto. Allora, io direi di stare ancora su una parte molto bassa del nostro livello di programmazione e quindi di stare su un cercasi aiuto con i fogli di calcolo. Quindi la paga è molto bassa, perché appunto è richiesto un livello molto basso di programmazione, anche se noi siamo già avanti con la programmazione, ma appunto volevo cercare di fare questi qua di livello 1 che alla fine sono abbastanza veloci, ecco. Quindi direi di fare questo. La scadenza è venerdì, quindi dovremmo anche starci. E vediamo cosa dice. Va bene, ho rimandato questa cosa fino a troppo a lungo. È il momento di essere fedele ai miei principi e di dare una svolta positiva alla mia vita. Non posso continuare a tirar fuori delle scuse. In definitiva, sono proprio io a rimetterci. Un bel respiro e cominciamo. Qualcuno potrebbe aiutarmi a creare un foglio di calcolo? Ne ho bisogno per inserire quelle ridicole formule, o quel che sono, e non so neanche da dove iniziare. Non posso pagare molto, ma qualche soldo in cassa c'è. Qualcuno mi aiuti? Va bene, direi che è una mansione, diciamo, abbastanza facile, secondo me, da poter portare a termine. Quindi cerchiamo aiuto. Chiacchieriamo con il cliente e preparare un foglio di calcolo. Quindi è appunto una mansione abbastanza semplice. Vediamo se il cliente adesso è disponibile. Lo facciamo. Vediamo, chiacchiera con il cliente. Non so se si può fare anche da telefono. No, no, ok. Probabilmente è in chat, quindi via chat probabilmente riesce a fare tutte queste cose. Ok, basta. Basta con la tua sessione di logica e direi che ce ne possiamo andare a letto. Vai, Stormy, vai pure a dormire. Anzi, facciamo così. Prima facciamo un bel rimbocca alle coperte. Ok, lei è veramente stanca, Vanessa. Rimbocca le coperte e poi ce ne andiamo a dormire. Vediamo, rimaniamo su Cameron, che secondo me, ragazzi, riusciamo a completare il suo incarico anche adesso, secondo me, anche perché per preparare un foglio di calcolo, ragazzi, non ci vuole tanto, ecco. Quindi, questo ingaggio che abbiamo fatto è cercasi aiuto con i fogli di calcolo, anche perché comunque la scadenza è piuttosto ravvicinata, essendo oggi mercoledì, siamo quasi a giovedì, insomma, vedete, ci è andato più o meno un giorno e mezzo per poter completare. Abbiamo chiacchierato con il cliente a questo punto. Visione condivisa. Non è sempre facile andare d'accordo con una persona appena conosciuta, ma a volte l'intesa è istantanea. Questo progetto ha un enorme potenziale. Ok, direi di preparare subito il foglio di calcolo, che lui sa già come fare, quindi prepariamo il foglio. Vediamo, ok, Stormy ha rincuorato che è, ah, scusate, ha rimboccato un bebè amato per aver rimboccato le coperte e dice prendersi cura di un bebè è già un premio in sé, e effettivamente è vero. Non ditelo a me, ragazzi, non ditelo a me che prendersi cura dei bebè è sempre un'impresa ardua. Ok, vedete, ha già quasi completato il foglio di calcolo e qua si possono vedere, insomma, sì, non è proprio il foglio di calcolo, però possiamo immaginarcelo, ecco. Ok.
Quindi secondo me completiamo questo e prossima volta prendiamo un nuovo ingaggio che, ve l'avevo detto, questo era abbastanza semplice, un livello di programmazione, lui lo aumenta così facendo arrivando fino al 6. Non scordiamoci che c'è anche la sua aspirazione, ma la sua aspirazione purtroppo richiede quello di, esatto, di raggiungere la carriera di guru tecnologico, che non è il suo caso, quindi noi la sua aspirazione la lasciamo un po' perdere perché comunque non è un mio sim, perché appunto l'ho fatto conoscere attraverso Stormy e quindi mi focalizzo più su Stormy. Mentre su Cameron possiamo focalizzarci magari sul massimizzare la programmazione perché sicuramente ci servirà per tutti i suoi incarichi da esperto freelance sull'informatica e appunto cercare di concludere tutti più o meno gli incarichi che ci vengono assegnati o comunque che sono disponibili attraverso insomma la ricerca degli incarichi. Quindi vediamo un attimino qua, sensazione di giocosità. Ah, perché lui è buffo, ragazzi. Lui è uno smanettone, un genio buffo. Va bene. Ok, quindi aspettiamo che finisca, poi lo mando a letto anche perché comunque a mezzanotte, di solito comunque gli esperti informatici lavorano anche fino a tardi, ecco, magari con una tazza di caffè a fianco potrebbero anche, insomma, stare alzati fino a tardi, ecco. Quindi vediamo un po' e vediamo se, ok, ha raggiunto il livello 7 di programmazione, quindi siamo quasi al termine. Noi abbiamo fatto adesso un lavoro di livello 1, quindi ci sta, ecco, ragazzi, eh. Perché comunque lui ha sviluppato la programmazione quando era all'università. Ecco, quindi ci sta. Vediamo quando termina la sua sessione qua, freelance assegnata, vediamo se ci sono nuovi incarichi che magari potrebbero interessarci già adesso oppure lo prendiamo direttamente nel prossimo episodio, quindi sempre giovedì, ecco. Ok, una volta consegnato il foglio di calcolo completato, il cliente dice di avere l'impressione di essersi liberato di un enorme peso. Com'è possibile che la sua vita possa essere condizionata fino a questo punto da un foglio di calcolo? Il cliente accorda a Cameron una gratifica in segno di particolare ringraziamento per la velocità con cui è stato completato il lavoro. Effettivamente ci abbiamo messo poche ore, no, per completare questo foglio di calcolo. Ok, è 1:30, è tardi. Però vediamo se c'è qualche incarico disponibile. Allora, c'è sempre aiuta a crittare dati privati, cercasi specialista in fogli di calcolo che l'abbiamo appena fatto. Ok, c'è o Missis, ok, che appunto l'abbiamo sbloccato con il livello 7 di programmazione, sito per lancio di prodotto. Catene di Sant'Antonio, nuovo ed entusiasmante gioco per cellulari, contratto temporaneo per creazione di mod. Io, allora, questi due aspetterei un attimo perché comunque il crittaggio dei file più o meno l'abbiamo visto e anche il foglio di calcolo, quindi magari. Ok, la paga però è aumentata, vedo. Non so cosa voglia dire. Però io cercherei adesso, punterei ai livelli più alti. Già questo, o comunque anche questo, ecco, sia Catene di Sant'Antonio che il contratto temporaneo. Vediamo nel prossimo episodio che ingaggio prendere per lui e vedremo anche, magari Stormy questa volta la mandiamo al lavoro che riusciamo magari a prendere questa volta la promozione e continuiamo con le abilità di Vanessa. Quindi vorrei cercare di terminare le abilità e vediamo un po' insomma nel prossimo episodio. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere con un like giù nei commenti, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Thank you.